Signore e signori, buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di TG Parmense, Valcene, Bassa Valtaro. Questa sera partiamo subito con una notizia che riguarda la zona di Taro tra Ramiola e Fornovo, di cui ci siamo occupati diverse volte in quest'ultimo periodo. Abbiamo intervistato il sindaco di Medesano sull'argomento. La questione del tratto di Taro tra il ponte stradale e quello della ferrovia tra Fornovo e Ramiola continua a essere irrisolta. Nel senso che anche nei giorni scorsi la parte relativa alla Sove con il nastro trasportatore finito in acqua ha visto il piegarsi del nastro trasformatore già caduto in acqua, ma soprattutto il rischio che ne crolli un altro. Ma non sono fermi i nostri sindaci e amministratori del territorio. Abbiamo avuto proprio nella giornata di oggi la possibilità di intervistare il sindaco di Medesano, Michele Giovanelli, che ci ha raccontato come si stanno muovendo per cercare di trovare una soluzione almeno per ciò che riguarda il versante medesanese della sponda del Taro, quella che sta preoccupando effettivamente le due aziende che si trovano ai bordi del greto del fiume. Sì, guarda, siamo stati in regione appunto su questo argomento per trattare con l'assessore competente, l'assessore Gazzolo, e gli ingegneri e i tecnici della regione Emilia-Romagna all'inizio del mese di dicembre con l'assessore ai lavori pubblici e il sindaco di Fornovo, la dottoressa Michela Zanetti, all'inizio di dicembre appunto del mese scorso. E abbiamo avuto un incontro molto molto cordiale dove abbiamo praticamente concordato una serie di interventi lì sul posto, quindi tra Ramiola e Fornovo, per affrontare appunto il problema dell'erosione del spondale del fiume Taro. E da come ci siamo lasciati, credo che il comune di Medesano potrà beneficiare nel breve periodo di un contributo che ci permetta di attuare interventi a difesa della sponda, soprattutto ramiolese, dove, come dicevi giustamente tu, il fiume Taro sta erodendo le sponde, mettendo in difficoltà due insediamenti produttivi di una certa importanza, e quindi noi siamo obbligati giustamente a intervenire anche a difesa di due attività produttive del territorio medesanese. Quindi ci siamo mossi, ovviamente anche in questo caso la stagione meteorologica non ci sta dando una mano, quindi dobbiamo aspettare un attimino per capire quando poter intervenire, soprattutto quando ci arriveranno le risorse per poterlo fare, perché poi l'ente attuatore degli interventi sarà il Comune di Medesano. Quindi anche in questo caso siamo sul pezzo, siamo attenti, siamo attivi. Ovviamente quando si parla di interventi dell'ente pubblico non si interviene quasi mai dall'oggi al domani, almeno che non ci sia una criticità, un'emergenza veramente contingente. Dobbiamo sempre aspettare i tempi tecnici tra virgolette e soprattutto l'arrivo delle risorse per poter intervenire, che poi sono sempre la base di tutti i lavori che si vogliono fare. Le risorse arriveranno dalla regione, quindi tempi, quando avremo le certezze vi informerò sempre attraverso ovviamente i canali soliti che utilizzo. Territorio montano e appenninico, ma non solo, interessato dalla presenza di tanti bed and breakfast, agriturismi e realtà del genere. L'Unione Piedemontana Parmense, la Polizia Locale dell'Unione Piedemontana Parmense, nei giorni scorsi ha fatto diversi interventi e ha scoperto alcuni bed and breakfast non a norma, disponendone la chiusura. Vi mandiamo questo servizio, che è parte di un comunicato stampa della Polizia Locale dell'Unione Piedemontana Parmense, per spiegare quali sono state le motivazioni per le chiusure, ma soprattutto quali le sanzioni e quali potrebbero essere i problemi. Chiusi diversi bed and breakfast nel territorio dell'Unione Piedemontana Parmense. Fortunatamente non interessati i bed and breakfast di Collecchio, ma è un problema che si pone per tante strutture ricettive di tutto il territorio di cui ci occupiamo, quello che parte da Collecchio e Medesano arriva fino a Santa Giustina e Santa Maria del Taro. Questa il comunicato stampa dell'Unione Piedemontana Parmense su questa tipologia di problematica. Erano tutti ampiamente pubblicizzati sul web, comodamente a portata di click, con tanto di foto e recensioni sui maggiori motori di ricerca dedicati al turismo mordi e fuggi, i 9 bed and breakfast sparsi nella zona est dell'Unione Piedemontana. Si stavano preparando ad accogliere i turisti durante le festività natalizie, ma poi qualcosa è andato storto. A guastargli le feste sono intervenuti gli agenti del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Piedemontana Parmense, che tra ottobre e dicembre hanno fatto scattare la seconda fase dell'operazione Bed in Bed, l'operazione che si è conclusa nei giorni scorsi con la chiusura di 9 attività in questione, 4 a Traversetolo,
Qua a Tramonte Chiarugolo e una alle Legnano Bagni perché prive delle necessarie autorizzazioni. Bed and breakfast abusivi, in alcuni dei quali erano abusive pure le stanze, ricavate in spazi mansardati e seminterrati senza titolo abitativo o a seguito di importanti ristrutturazioni edilizie senza licenza. Per loro sono così scattate sanzioni amministrative sino a 3.000 euro e ulteriori accertamenti tributari e denunce penali per non aver ovviamente comunicato alla questura le generalità delle persone alloggiate come previsto dall'articolo 109 del testo unico della legge di pubblica sicurezza. La prima fase dell'operazione Bed in Bed era iniziata la scorsa primavera quando gli agenti della polizia locale avevano disposto la chiusura di altre tre strutture irregolari. Sale così a 12 il numero complessivo dei bed and breakfast che hanno dovuto interrompere la loro attività per mancanza di titoli e abusi edilizi di vario genere. Un duro colpo alle strutture ricettive illegali, a tutela dei tanti operatori rispettosi delle regole e delle persone che scelgono la pedemontana per passare qualche giorno di relax. Queste operazioni sono l'ennesima dimostrazione che il corpo di polizia locale dell'Unione svolge azioni a 360 gradi, sottolinea il sindaco di Traversetto, Simone Dall'Orto, che è anche l'addetto al commercio. Complimenti quindi al vice comandante Vito Norcia che le ha coordinate. Si tratta di dovuti controlli nei confronti di chi rispetta le regole. Tra i titolari di bed and breakfast sanzionati, qualcuno era convinto che, essendosi iscritto ai circuiti online per promuovere la propria attività, fosse a posto anche dal punto di vista tecnico-burocratico. Ma non è così. C'è anche chi ha chiesto di essere ascoltato per dimostrare la buona fede e gli è stata applicata la sanzione minima, ma in questi casi scatta comunque la denuncia penale per non aver comunicato alla questura i dati degli ospiti. Insomma, per fare un breve riassunto, le persone e le attività sanzionate, sono state sanzionate prima di tutto perché prive delle necessarie autorizzazioni in diversi dei casi, ma addirittura alcuni avevano delle stanze abusive ricavate in spazi mansardati e seminterrati senza titoli abitativi o a seguito di importanti ristrutturazioni senza le licenze edilizie. Le sanzioni sono state di 3.000 euro, ma vi sono stati anche ulteriori accertamenti tributari e soprattutto penali, perché per chi non lo sapesse, chiunque abbia un'attività alberghiera di accoglienza di turisti deve comunicare alla questura le generalità delle persone alloggiate, come previsto da un articolo della legge italiana. Particolarmente interessanti anche alcune delle giustificazioni delle persone colte in fallo, perché qualcuno era convinto che essendosi iscritti ai circuiti online per promuovere la propria attività fosse a posto anche dal punto di vista tecnico-burocratico, ma ovviamente non è così. Una tradizione di famiglia da decenni, ben tre generazioni si occupano di cavalli in un paese dell'Appennino. Abbiamo intervistato l'ultima erede di questa tradizione di allevamento di cavalli nella zona di Berceto, si chiama Elena Ravitti. Elena è una giovane imprenditrice di 24 anni, se non ho capito, che alleva cavalli in montagna. La tradizione di famiglia, dal nonno alla mamma a te, com'è cambiato l'allevamento dei cavalli e anche l'imprenditoria legata al mondo dei cavalli in questi decenni, possiamo dire? Allora, all'inizio, quando c'era mio nonno, che lui commerciava molto, 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 molto di più i cavalli rispetto ad adesso, ma più che altro perché c'era proprio un allevamento e ogni anno venivano fuori i puledri, quindi c'era anche molto più, la cosa veniva molto più ricercata. Ultimamente, stiamo riprendendo a fare l'allevamento che si era un po' fermato, però, diciamo che è cambiato il fatto del cercare il cavallo, mentre cioè, secondo me c'è un pochino più cultura dell'acquisto che si vuole fare e quindi la gente cerca un po' più di capire, mentre prima comunque prendo il cavallo, vado, salgo e dove vado, vado. Arabi, quindi prima era molto più spartana, cioè spartana no, più forse incosciente anche, mentre adesso un pochino di più si sta cominciando a fare un po' più di cultura che è giusta perché comunque è anche, può essere anche pericoloso come molto gratificante e poi se è più a conoscenza secondo me è ancora più gratificante. Un appuntamento che vi consigliamo domani sera in quel del Cinema Lux di Fornovo per raccogliere fondi per una causa nobile. L'anno 2019 è stato un anno un po' triste per Fornovo, infatti la scomparsa di due persone che hanno sconvolto tantissimi cittadini del paese della Bassa Valtaro.
L'ultima, la tragica scomparsa del piccolo Christian Bagatti, che dopo un periodo abbastanza lungo in cui è stato afflitto da una malattia neurodegenerativa, ci ha lasciato proprio negli ultimi mesi del 2019. L'altra scomparsa che ha colpito davvero tantissime persone è avvenuta qualche mese prima, e parliamo di Pietro Gardelli, un uomo non ancora cinquantenne che ha perso la vita anche lui dopo aver combattuto per diversi anni con una malattia che l'aveva colpito qualche anno prima. Pietro ha lasciato una moglie, due figli giovani, una adolescente e l'altro ancora bambino, e la famiglia che è rimasta sconvolta per tutto ciò che è capitato. La madre, peraltro, di Pietro è morta qualche giorno fa. Le nostre condoglianze alla famiglia di Pietro Gardelli, così come alla famiglia del piccolo Christian Bagatti. Per ricordare Pietro Gardelli, nella giornata di domenica 5 gennaio alle ore 21 al Cinema Lux vi sarà un concerto gospel dei Kekem Pipe. L'ingresso è offerto e l'incasso sarà devoluto all'Oncologia di Parma per la ricerca sul tumore ai polmoni. Un evento sostenuto dal Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna, in particolar modo dell'azienda ospedaliera universitaria di Parma, dal Comune di Fornovo, dal Teatro Cinema Lux e dal coro gospel Kekem Pipe. Un appuntamento da non mancare, e non dovranno mancare nemmeno i vostri generosi contributi per questa causa davvero importante, quella dell'Oncologia di Parma, e la devoluzione proprio alla ricerca sul tumore al polmone, la devastante patologia che ha strappato Pietro all'affetto dei suoi cari. Ora vi lasciamo ad alcune decine di secondi di pubblicità per tornare subito con voi di nuovo, subito dopo la pubblicità. Elettrotaro Fornovo, un negozio moderno di televisori, frigoriferi, elettrodomestici e tanto altro. Ottimi prezzi a due passi da te, anche dopo la vendita. Se serve aiuto, veniamo anche a casa tua. Ci trovi in via Nazionale 127 a Fornovo Taro, telefono 0525 2590. Uno dei castelli più belli d'Italia, in uno dei borghi montani, secondo la CNN, più belli del mondo. E tu, lo hai mai visto il castello di Bardi? Panificio Fani. Sforniamo pane, ma non solo. Dal 1990 ci trovate a Fornovo, Medesano, Varano. Mora Noleggi. Noleggiamo attrezzature per tutte le vostre esigenze. Mini escavatori, furgoni, pale e tanto altro. Ci trovate a Fornovo Taro. Per informazioni www.moranoleggi.com. Hai difficoltà a trovare sulla tua TV tgparmense.net sul canale 88? Chiamaci e vienici a trovare. Ti aiuteremo a trovare una soluzione adatta. Vieni da Elettrotaro, si trova in via Nazionale 127 a Fornovo. Il numero di telefono è 0525 2590. La Dallara è sempre avanti nell'innovazione, ma anche in questo caso nella tutela dell'ambiente. La tutela dell'ambiente, soprattutto la difesa dall'eccessivo utilizzo della plastica, sta davvero coinvolgendo tutti sul nostro territorio. Abbiamo assistito qualche giorno fa alla distribuzione di borracce per i ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Borgotaro. Un altro tassello si aggiunge a questo mosaico. Infatti, la Dallara Automobili è stata lieta di annunciare il suo programma di riduzione della plastica. Infatti, a partire da questi giorni, tutte le aziende, le sedi della Dallara Automobili, che sede avranno Melegari in Valceno, saranno dotate di erogatori che tratteranno, raffredderanno e gaseranno l'acqua a chilometri zero, azzerando il consumo di contenitori di acqua in plastica. Tutti i dipendenti del gruppo hanno ricevuto una borraccia Dallara con cui bere gratuitamente acqua naturale e frizzante. Questo è uno dei primi passi per diventare un'azienda più sostenibile da un punto di vista ecologico. Insomma, una
altro passo avanti per il nostro territorio a tutela dell'ambiente. Peraltro l'acqua in Appennino, in particolar modo in Valceno, è di ottima qualità. Anche Medesano beve l'acqua della Valceno grazie a un prelievo che si trova di fronte alla, a Rubiano e che viene poi accumulato e ridistribuito nella zona di Ramiola. Il nostro Cesare Groppi ci parla ancora di anime al femminile con la narrazione di un pezzo da parte di un appassionato di arte del territorio. Notevole è stato il successo della mostra L'anima al femminile con le opere delle artiste Raffaella Lori e Lara Fiocchi, proposto dalla Proloco di Fornovo, arricchite nel vernissage dalla lettura di Claudio Messori di Donne in rinascita di Diego Cugia. Espongono Raffaella Lori e Lara Fiocchi. Donne in rinascita di Diego Cugia. Più dei tramonti, più del volo di un uccello, la cosa meravigliosa in assoluto è una donna in rinascita. Quando si rimette in piedi dopo la catastrofe, dopo la caduta, che uno dice, è finita. No, non è mai finita per una donna. Una donna si rialza sempre, anche quando non ci crede, anche se non vuole. Non parlo solo dei dolori immensi, di quelle ferite da mina antiuomo che ti fa la morte o la malattia. Parlo di te, che questo periodo non finisce più, che ti stai giocando l'esistenza in un lavoro difficile, che ogni mattina è un esame, peggio che a scuola. Te, implacabile arbitro di te stessa, che da come il tuo capo ti guarderà, deciderai se sei all'altezza o se ti devi condannare. Così ogni giorno, e questo noviziato non finisce mai. E sei tu che lo fai durare. Oppure parlo di te, che hai paura anche solo di dormirci con un uomo, che sei terrorizzata che una storia ti tolga l'aria, che non flirti con nessuno perché hai il terrore che qualcuno si infiltri nella tua vita. Peggio, sei stanca. C'è sempre qualcuno con cui ti devi giustificare, che ti vuole cambiare o che devi cambiare tu per tenertelo stretto. Ti stai coltivando la solitudine dentro casa. Eppure te la racconti, te lo dici anche quando parli con le altre. Sto bene così, sto meglio così. E il cielo si abbassa di un altro palmo. Oppure con quel ragazzo ci sei andata a vivere, ci hai abitato Natali e Pasqua. In quell'uomo ci hai buttato dentro l'anima. Ed è passato tanto tempo e ne hai buttata talmente tanta di anima che un giorno comincia a cercarti dentro lo specchio. E so che c'è stato un momento che hai guardato giù e avevi i piedi nel cemento. Dovunque fossi ci stavi stretta nella tua storia, nel tuo lavoro, nella tua solitudine. Ed è stata crisi e hai pianto. Dio quanto piangete, avete una sorgente d'acqua nello stomaco. Hai pianto mentre camminavi in una strada affollata, alla fermata della metro, sul motorino, così, improvvisamente. Non potevi trattenerlo. È quella notte che hai preso la macchina e hai guidato per ore perché l'aria buia ti asciugasse le guance. Più delle alberi, più del sole. Una donna in rinascita è la più grande meraviglia. Per chi la incontra e per se stessa. È la primavera a novembre, quando meno te l'aspetti. Una breve notizia su Collecchio, dove nella giornata del 1 gennaio il sindaco ha trascorso qualche ora presso la Casa degli Anziani per festeggiare un personaggio, un ospite illustre. Non illustre per ciò che ha fatto nella vita, ma per il traguardo che ha raggiunto. Ben 100 anni di età. Walter Tagliavini, infatti, ha festeggiato il suo compleanno alla presenza di tanti suoi compagni di avventura all'interno della Casa degli Anziani, ma anche dei parenti e del sindaco Maristella Galli. Tanti auguri quindi a Walter.
e peraltro è particolarmente simpatica la scritta che si era puntata sopra al petto: sono Walter, da 100 anni. Un appuntamento per Collecchio al Teatro Crystal per la domenica 5 gennaio ore 21, Comedy Ring, il primo spettacolo in Italia che vede sul palco per la prima volta gli attori e i comici di Camera Caffè, Zelig, Colorado e Comedy Central, uno spettacolo unico nel suo genere dove il teatro si trasforma in vero e proprio villaggio vacanze coinvolgendo tutto il pubblico. Un appuntamento importante per chi è appassionato degli spettacoli comici. E come dicevamo, Teatro Crystal di Collecchio, il teatro parrocchiale di fianco alla parrocchia, domenica 5 gennaio 2020 alle ore 21, ingresso 10 euro. Passiamo all'altro teatro, cinema di cui ci occupiamo con il nostro telegiornale, perché fa parte del territorio di cui parliamo, che è il Cinema Teatro Lux. Attualmente svolge attività solo di cinema, e al Cinema Teatro Lux di Fornovo, anche questo il cinema parrocchiale che si trova di fianco alla magnifica pieve romanica di Santa Maria Assunta, vi sarà la proiezione del film Frozen 2, Il segreto di Arendelle, uno spettacolo che è tanto apprezzato da tanti bambini e tante bambine, ed è per questo che in questa occasione gli organizzatori e volontari che gestiscono la sala cinematografica hanno previsto ben 3 proiezioni: la prima sabato 4 alle ore 16.30, la seconda sempre sabato 4 alle ore 21 e la terza domenica 5 gennaio alle ore 16.30. Ma vi lasciamo al trailer di questo film di animazione della Disney. Lontano, lontano. Nell'estremo nord, una volta c'era una foresta incantata. Hai visto una foresta incantata? Sì, era un luogo magico. Ma qualcosa andò male. Da allora, nessuno è più potuto entrare o uscirne. Oh, papà, è stato epico! Che cosa farei senza di te? Sarò sempre con te. Elsa sembrava strana, vero? Lei sembra sempre Elsa. Continuo a sentire una voce. Una voce? Che vuoi dire? Verso le rupi! Ma volo via! Ti tengo io! Il regno non è sicuro. Scopri chi ti chiama. Potresti trovare delle risposte. Ti accompagno. Anna? No. Scusa, ho scalato le montagne del nord. Sono sopravvissuta a un cuore ghiacciato e ti ho salvata dal mio ex, perciò... Eh sì, vengo. È normale. Ma dove siamo? Come siete entrati nella foresta? La nebbia si è dissolta. Impossibile. Dove hai imparato la magia? Non puoi seguirmi nel fuoco! Allora tu non buttarti nel fuoco! La magia è affascinante. Senza di te, lei potrebbe perdersi in essa. Proteggete Arendelle a ogni costo. Io credo in te, Elsa. Più che in chiunque altro al mondo. Domando, questa situazione di pericolo mortale diventerà la normalità? Ed eccoci giunti al termine di questa puntata del nostro telegiornale del Parmense. Vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete concesso. Prima però alcune notizie relative al meteo. Il freddo arriverà sulle nostre zone, così come è stato attorno pochi giorni prima della fine dell'anno, tornerà ancora nel periodo della Befana, attorno al 5 e al 6 di gennaio, non intenso come nei giorni scorsi, ma ancora importante. Comunque il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso, in pianura alcune nebbie che però in montagna non saranno visibili, e sarà anche splendente un bel sole, temperature che superano i meno 4 gradi nella zona più alta dell'Appennino, attorno allo 0 grado le minime invece nelle zone di Bassa Valle, di Fornovo, Collecchio e Medesano.
Con la pagina del meteo siamo quindi giunti al termine di questa edizione del telegiornale del Parmense. Vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete concesso e vi ricordiamo di continuarci a seguire anche sui social e sul sito internet www.parmense.net e soprattutto di iscrivervi al nostro canale YouTube youtube.com/tgparmense. Grazie, buona serata, buon fine settimana, buona Befana e noi ci rivediamo mercoledì sera, perché lunedì sera ci sarà uno speciale come quello di domenica sera del nostro Cesare Groppi, sempre alla solita ora, canale 88, ore 19. Elettrotaro Fornovo, un negozio moderno di televisori, frigoriferi, elettrodomestici e tanto altro. Ottimi prezzi a due passi da te, anche dopo la vendita. Se serve aiuto, veniamo anche a casa tua. Ci trovi in via Nazionale 127 a Fornovo Taro, telefono 0525 2590. Uno dei castelli più belli d'Italia in uno dei borghi montani, secondo la CNN, più belli del mondo. E tu, lo hai mai visto il castello di Bardi? Panificio Fani. Sforniamo pane, ma non solo. Dal 1990 ci trovate a Fornovo, Medesano, Varano. Mora Noleggi. Noleggiamo attrezzature per tutte le vostre esigenze. Mini escavatori, furgoni, pale e tanto altro. Ci trovate a Fornovo Taro. Per informazioni www.moranoleggi.com. Hai difficoltà a trovare sulla tua TV tgparmense.net sul canale 88? Chiamaci e vienici a trovare. Ti aiuteremo a trovare una soluzione adatta. Vieni da Elettrotaro, si trova in via Nazionale 127 a Fornovo. Il numero di telefono è 0525 2590.